Ciao a tutti! Oggi realizzeremo insieme due schiacciate croccanti con le verdure. Faremo la prima con carote, zucchine, patate e cipolle e la seconda con pomodorini e origano. Queste schiacciate sono perfette come antipasto o ideali per accompagnare i pasti in modo sfizioso e originale. Iniziamo con la prima. Schiacciata, zucchine, carote, patate e cipolla. Per fare questa ricetta ci serviranno due carote, due zucchine, mezza cipolla, una patata, olio extravergine d'oliva, 200 g di farina 00, pan grattato e sale. Iniziamo pulendo le verdure e grattugiamo le carote, zucchine e patate con una grattugia a fori larghi e tagliamo la cipolla in modo sottile. Grattugiamo le zucchine, la patata, le carote e uniamo la cipolla. Adesso uniamo alle verdure il sale. Mescoliamo bene e lasciamo riposare così per 15 minuti. In questo modo rilasceranno l'acqua di vegetazione che ci servirà per fare la schiacciata e renderla croccante. Uniamo adesso la farina un po' per volta e mescoliamo. E adesso versiamo il nostro impasto in una teglia grande, unta di olio. Io utilizzerò la placca del forno che ho rivestito con la carta da forno perché la mia non è nuovissima, altrimenti potete non mettere la carta da forno e mettere direttamente l'olio nella teglia. Stendiamo bene il nostro composto, dovrà avere uno spessore di massimo mezzo centimetro, altrimenti, se troppo alta, risulterà morbida e non più croccante. Ricopriamo la superficie con pan grattato e olio extravergine d'oliva. E adesso mettiamo in forno. Inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti o fino a quando risulterà bella dorata. Ed ecco qui pronta la nostra schiacciata di verdure, c'è un profumo buonissimo. Troppo buona. Mi raccomando, fatela bella sottile così verrà bella croccante ed è buonissima. E adesso passiamo alla seconda schiacciata. Ci serviranno sempre farina 00, pomodorini, acqua, pan grattato, olio, sale e origano. Mettiamo nella ciotola con la farina, il sale e l'acqua e mescoliamo con una frusta per evitare la formazione di grumi. Poi uniamo i pomodorini tagliati a fette, ne teniamo un pochino da parte perché ci serviranno alla fine per metterli sulla superficie. E mescoliamo. Ora, come prima, ungiamo una teglia con olio extravergine d'oliva, lo allarghiamo bene e questa volta aggiungiamo anche un pochino di pan grattato. Versiamo il nostro composto e lo allarghiamo bene. Mettiamo ora i pomodorini che avevamo tenuto da parte. Cospargiamo la superficie con pan grattato, origano e olio. E inforniamo in forno statico preriscaldato a 200 gradi per 40 minuti. Ed ecco la schiacciata, pomodorini e origano. Adesso sono arrivata a casa e assaggio io. Mamma, mi puoi fare più una volta così? Molto buona. Buona! Ti piace? Ok. Adesso ok. Le mangio un'altra un po'. Mega buono! Ciao, amici, a presto! Provatela a fare anche voi e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuta.